Io ho paura del vuoto. Da piccola ho avuto un piccolo incidente. Avevo circa 10 anni. Non ha avuto nessuna conseguenza fisica, fortunatamente, però da allora sono letteralmente terrorizzata dalle sensazioni che si provano quando siamo in presenza del vuoto. Qualche anno fa ero a Parigi per lavoro e il mio socio mi propone di prenderci qualche ora di svago per vedere almeno un pochino della città. Così siamo finiti sulla Tour Eiffel. Saliamo con l'ascensore e io resto paralizzata. Non ho visto assolutamente nulla di Parigi perché non sono riuscita a fare quei 3-4 passi che mi avrebbero portata fino al bordo da dove si poteva godere della vista. Continuavo a ripetermi: io ho paura del vuoto. Qualche anno più tardi, però, ho iniziato a farmi una domanda. Ho iniziato a chiedermi: e se invece potessi arrivare fino al bordo? E se invece la realtà fosse diversa? Così, con l'aiuto di un amico, ho iniziato ad arrampicare. La paura ovviamente non è mai passata. Però nel tempo quello che è cambiato è stata la mia percezione rispetto a quella paura, il mio atteggiamento. Ho imparato che esistono di fronte a me tante diverse possibili realtà. Il primo passo è immaginarle. È come quando troviamo di fronte a noi un'immagine come questa. Qualcuno di noi vede un coniglio, qualcun altro però magari invece vede una papera. Poi a un certo punto capiamo che le orecchie del coniglio sono anche il becco della papera. E a un certo punto sembra quindi che quel coniglio si trasformi in papera e viceversa. In realtà però l'immagine è rimasta sempre la stessa. Quello che è cambiato è stata la nostra percezione della realtà, di quell'immagine. Il primo passo, dicevo, è immaginare, quindi. Perché quando io ero a Parigi, non ero stata capace di vedere di fronte a me queste diverse possibilità. Non ero stata capace neanche di immaginare di poter compiere quei 3-4 passi in più verso il bordo. E il punto è che nessuno di noi realizza una realtà o un futuro che non è neanche in grado di immaginare. E questo meccanismo funziona sia a livello individuale sia a livello collettivo. Io sono un'imprenditrice da circa 13 anni. Quello che amo di più del mio lavoro è la possibilità di avere una visione di un futuro diverso dal presente, visione che però posso condividere con altri, trasformarla insieme in un piano, in obiettivi da raggiungere e soprattutto insieme iniziare ad agire verso quella direzione. E piano piano quello che prima era solo nella nostra immaginazione si trasforma in una realtà attuale. E quello che è più importante è il fatto di averlo fatto insieme, perché non c'è niente di meglio di un futuro che sia costruito con l'aiuto di tutti. Pensiamo ad esempio agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Io potrei anche da sola provare a immaginarmi un mondo meraviglioso dove abbiamo superato la povertà, la fame, dove l'istruzione di qualità è per tutti, l'acqua è una risorsa disponibile, accessibile e così via. Ma se non sono anche in grado di condividere questa mia visione con altri, difficilmente saremo in grado di realizzarla. Ma soprattutto, nel momento in cui io sono capace di condividere la mia idea di futuro con altre persone, la cosa più bella è che posso accogliere in quest'idea anche tutti i diversi punti di vista di ognuno di noi. Un futuro costruito in questo modo è in grado, a quel punto, di diventare anche un futuro che possiamo chiamare preferibile per la collettività. Ed è proprio così che nella storia dell'umanità sono avvenute vere e proprie rivoluzioni. Abbiamo iniziato a percepire la realtà come qualcosa in più, oltre rispetto al presente, vedendo come se fosse una realtà aumentata tutti i possibili futuri che avevamo e abbiamo di fronte a noi. E
È come quando vediamo un seme e magari da questo seme riusciamo già a immaginare tutte le possibili piante che ne potrebbero nascere. Farà dei fiori? Quanti fiori farà? Farà dei frutti? Che gusto avranno questi frutti? Dove spingerà le sue radici? Che impatti avrà magari questa pianta sulle piante che le stanno attorno? E così via. Ecco, questa meravigliosa capacità umana di guardare alla realtà come qualcosa in più e di conseguenza poi trasformare lo status quo è ciò che noi chiamiamo libertà. Troppo spesso però ci dimentichiamo di esercitarla e finiamo con l'adagiarci di fronte al presente e al futuro più probabile che abbiamo di fronte a noi, dimenticando tutte quelle possibilità che invece potremmo vedere se adottassimo proprio quell'atteggiamento del chiederci e se invece. Tutte queste scelte che abbiamo di fronte a noi nel momento in cui adottiamo un atteggiamento di questo tipo sono scelte che vanno fatte insieme, perché vedete, oggi abbiamo di fronte a noi la possibilità di andare a cambiare profondamente le radici di ciò che oggi riteniamo essere l'essere umano. E quando io mi trovo a guardare la realtà con questo atteggiamento, immagino tanti diversi possibili futuri, non posso non provare a confrontarmi, non posso non chiedermi se qualcuna di queste possibilità sia migliore delle altre. E nel momento in cui faccio questo esercizio, a quel punto non posso nemmeno evitare la responsabilità di provare a fare almeno quella che ritengo essere la scelta più giusta. Proviamo magari a esplorare insieme qualche possibile futuro per farci un'idea di come potrebbero andare le cose. Prendiamo ad esempio il campo delle scienze della vita. Negli ultimi 20 anni il costo per sequenziare un genoma è sceso da più di 100 milioni di dollari a poco più di 1000. Siamo diventati molto più bravi a capire cos'era chiuso in questi dati, come usarli e in alcuni casi addirittura come modificarli. Di questo passo, con costi che scendono e le nostre abilità che aumentano, ci troveremo probabilmente di fronte a dei dilemmi per i quali potremmo non essere preparati. Allora prendiamo un futuro nel quale vivono ad esempio Elena e Mauro. Elena e Mauro sono una coppia e nel futuro in cui vivono è considerato ovvio, normale, intervenire su qualunque embrione prima che arrivi alla sua nascita. In quanto coppia hanno deciso di diventare genitori. In questo futuro vengono posti di fronte a tutta una serie di scelte. Possono ad esempio assicurarsi che nasca una femmina coi capelli ricci, castani, ma soprattutto possono anche assicurarsi che abbia un'altissima probabilità di diventare una grande atleta quando sarà grande. Con quali parametri dovrebbero fare queste scelte Elena e Mauro? E se invece Elena e Mauro vivessero in un futuro nel quale questo tipo di analisi rispetto all'embrione può essere fatto solo a fini di salute? E quindi magari trovando un gene che potrebbe garantire un'alta probabilità di una malattia grave e dolorosa, possono intervenire ed assicurarsi che ne nasca un bambino o una bambina sana. Ma tutto il resto non conta. E sempre parlando di DNA, per esempio, invece Andrea vive in un futuro nel quale da questi dati è possibile anche capire tante cose del proprio carattere, delle proprie attitudini. Andrea ha appena ricevuto un'offerta di lavoro da una delle società che paga di più nel suo futuro, in quello in cui lui vive. Questa società paga di più i suoi dipendenti perché richiede loro di dare libero accesso a tutti i dati del proprio DNA per creare i team migliori. Da un lato qualche soldino in più farebbe comodo ad Andrea per potersi permettere cure preventive che gli darebbero maggiore salute e una maggiore longevità.
però dall'altro lato ha saputo di qualcuno a cui è stato negato un avanzamento di carriera sulla base di quei dati e ha paura che possa accadere anche a lui. Vedete, in questo caso, delle scelte che noi facciamo oggi nel presente, se proiettate con i loro effetti nel futuro a lungo termine, possono fare una differenza enorme. Infatti, potremmo chiederci, se invece Andrea vivesse in un futuro nel quale questi dati non possono essere trattati dai datori di lavoro, ma solo da istituzioni pubbliche, ad esempio trasparenti, che garantiscono la privacy del cittadino e che utilizzano quegli stessi dati solo per rimetterli a vantaggio della collettività e rendere accessibili cure per migliorare la salute di tutti i cittadini. Ecco, realtà completamente diverse, ma questo non vale solo con riguardo al mondo della genomica e del DNA. Pensiamo anche a tutte le nuove tecnologie. Ad esempio, Lucia vive in un futuro nel quale ci sono tantissimi robot dotati di intelligenza artificiale. Pensate, fanno di tutto, ci aiutano in qualunque cosa, si occupano della sicurezza della città, della casa, dei nostri appuntamenti, cucinano, fanno la spesa. Lucia ha particolarmente bisogno di un aiuto da quando una volta per strada una sua espressione facciale è stata male interpretata da un robot di sicurezza, il quale, pensando che ci fosse una situazione di pericolo, ha deciso di aprire il fuoco, causandole una disabilità. E se invece Lucia vivesse in un futuro nel quale da sempre si è deciso che mai e poi mai un'arma possa essere dotata di autonomia, di intelligenza artificiale, nel quale queste nuove tecnologie che possono garantirci maggiore sicurezza sono comunque monitorate con buon senso da un essere umano. E quindi un incidente di quel tipo non avrebbe causato nessun danno a Lucia, semplicemente sarebbe intervenuto qualcuno per decidere cosa fare di fronte a quello che era palesemente un errore. I confini della realtà e dei futuri che visiteremo, verso i quali stiamo andando, sono definiti dalle scelte che facciamo noi oggi rispetto a come vogliamo gestire le grandi innovazioni del nostro tempo e così anche gli impatti che queste innovazioni e queste tecnologie avranno sulle nostre vite. Tutte queste sfide sono già racchiuse nel seme del presente. Quel presente aumentato che siamo in grado di vedere solo se adottiamo quell'atteggiamento del «e se invece?». Allora, spesso quando si parla di futuro, veniamo posti di fronte a visioni che sono o completamente distopiche, dove tutto è andato storto, la libertà è solo un lontanissimo ricordo, e addirittura la specie umana è a rischio di estinzione. Oppure qualcun altro ci racconta di situazioni utopiche dove non dovremo più lavorare, dove tutte le risorse saranno abbondanti grazie alla scienza, alla tecnologia, vivremo più a lungo, più felici, più sani. Chi ha ragione? La verità è che nessuna di queste visioni può davvero rappresentare la realtà. E sapete perché? Perché sono statiche. E la verità è che quando parliamo di futuro, parliamo di qualcosa che è sempre in continuo cambiamento. E proprio perché è in continuo cambiamento richiede che ci sia da parte nostra un monitoraggio costante. Non possiamo navigare col pilota automatico in mezzo a una tempesta, così come non possiamo semplicemente adagiarci verso un unico possibile futuro. Distrarci, lasciando che semplicemente il futuro accada, è un crimine verso la nostra libertà. E allora cosa possiamo fare, direte voi? Beh, iniziamo dall'immaginare. Immaginare costantemente come potrebbero andare le cose e cominciare ad adottare questo atteggiamento, chiederci e se invece, usando questo metodo in modo costante, facendolo diventare un esercizio quotidiano, allora sì, potremo garantirci di avere di fronte a noi un futuro che sia sempre aperto. Potremo assicurarci di difendere davvero la nostra libertà.